Buon God Day e benvenuti nell'episodio extra del capitolo 1 di Poppy Playtime. E voi direte, perché vuoi continuare a soffrire nel capitolo 1 di Poppy Playtime? Semplice, cominciate un pochino a conoscermi, avrete intuito che sono una persona a cui piace completare le cose. E in questo capitolo 1 ci siamo scordati ben due VHS, che probabilmente ci daranno un'idea molto più completa per quanto riguarda la lore, oppure insomma la storia di Poppy Playtime, almeno del capitolo 1. Quindi che ho fatto? Mi sono andato a cercare dove dovrebbero essere la VHS, mi pare gialla e rosa, ed erano in due posti che sinceramente non le avevo viste, anche perché avevo la luminosità bassa. Quindi adesso che cosa faremo in questo episodio extra incredibile? Ci rigiocheremo tutto il capitolo 1, che è veramente corto, e soprattutto adesso, sapendo il trenino e quegli altri enigmi, ci metterò un pochettino di meno, non 20 minuti per quel maledetto trenino. Mi penso vi possa bastare la mia esperienza blind sugli enigmi di questo Poppy Playtime. Siamo al capitolo 1, mi immagino il capitolo 2 e il 3 quanto sarà semplice farli. Ci addentriamo dentro Poppy Playtime capitolo 1 un'ultima volta, ci facciamo una bella occhiata. Ho messo i sottotitoli, ho ricontrollato la lingua, ho messo lingua italiana, ho messo i sottotitoli, luminosità al massimo. Ci rifacciamo un viaggetto dentro, cerchiamo di capire un pochino questa storia incredibile che ci vuole raccontare questo gioco incredibile. Recuperiamo le VHS. Che fai? Te ne privi di riaffrontare Agiwagi un'ultima volta? No, che non te ne privi. La soddisfazione di quando cade è talmente tanta che lo rifacciamo sicuramente. E poi probabilmente inizieremo capitolo 2. Non so oggi, perché oggi già è tardi e devo finire di registrare questo episodio qui. Devo finire di editare il finale. Ho iniziato a sistemare qui dietro. E per quanto riguarda sempre Poppy Playtime, purtroppo mi è arrivata anche a me la notizia che il capitolo 3 non uscirà più per fine dicembre 2023, ma è stato posticipato al 2024. Ovviamente io non ho visto assolutamente il trailer del capitolo 3, ho cercato di proprio scappare, quando sono scappato, manco seguo più la pagina su Twitter tra poco, perché voglio rimanere blind sul capitolo 3, però purtroppo la notizia che il capitolo è stato posticipato mi è arrivata. Quindi abbiamo tempo e modo di finire il capitolo 2 con calma, di affrontare quando sarà questa mummy long legs e magari capire di più della lore. Comunque, questa era la news, tranquilli, lo porterò a gennaio, insieme probabilmente a Lies of P, a Genshin e a un'altra serie misteriosa. Insomma, come vedete, i gameplay aumenteranno sempre di più, sperando che mi diano tempo anche di registrare tutto quanto il resto. Come vi ho detto, i gameplay saranno necessari per me, per poter registrare tutti gli altri video del canale, le 4 chiacchiere, gli special, insomma, tante altre cose belle, la serie su Nasuverse, insomma, avete capito. Ragazzi, io direi di ricontrollare un attimo i setting e ci vediamo dentro il gioco, a tra poco. Mood. Capitolo 1, una stretta entrata. Come ex dipendente della Playtime Co. finalmente torni alla Fabric anni dopo che tutti sono scomparsi. Perché la gente è scomparsa? Non lo sappiamo, però di fatto non sappiamo perché siano scomparsi. Di fatto noi stiamo tornando a scoprire cosa è successo e sappiamo solo che sono giocattoli che ci vogliono mangiare. O almeno Agiwagi, perché è l'unico che abbiamo visto, gli altri non li abbiamo visti. È intrigante, quindi ci rivediamo la intro e partiamo subito. Quindi nuova partita, per forza. You are about to see I sottotitoli. The most incredible ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her. Lui probabilmente è il fondatore della Playtime, Ludwig, come si chiama. Able to have a conversation with a child. Ed è tutto orgoglioso di aver creato appunto Poppy, che noi liberiamo nel finale del capitolo 1. Poppy's as lovable as a real girl. Come and she ragazza. Looks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Io guarda, queste ricostruzioni tutte così, madonna, mi fanno morire. Just like a poppy flower. E profuma come un fiore di papà, però. I'm a real girl. Questa è una frase super inquietante, il fatto che dico sono una ragazza con la frase è inquietantissima. E quindi dicono che a $2.99 può andare a vedere la fabbrica mentre fanno i pupazzi, va bene, ok. Un'ora. Fine, così della ok. E poi ci compare questo fiore, che lì è dove noi entreremo per andare a liberare Poppy, a quanto pare. Perché lì è dove c'è la VHS di quell'altro coso strano che dobbiamo rivedere. Va bene. Mi piace questo capitolo extra, voglio di rigiocarci. Ed è passato qualche giorno, ragazzi, quindi i tasti ancora me li ricordo. Questa cosa. A noi ci arriva una vintage Poppy commercial. Everyone fix the staff. Tutti pensano che lo staff è scomparso 10 anni fa. Siamo ancora qui.
cerca il fiore. Quindi a noi ci arriva questa VHS con questo foglio, con scritta questa informazione. Certo, giocarlo con l'illuminazione al massimo, che cos'è? Giustamente, come hai fatto a non vedere la VHS verde? Io, ragazzi, vi invito a rivedere il primo episodio di Poppy Playtime, che in assoluto è il primo gameplay che abbia mai registrato. Io avevo la luminosità bassa perché non l'avevo vista e non l'avevo visto neanche sottotitoli, quindi vabbè. Ho notato un dettaglio nel foglio che dice di andare a cercare queste persone. Ci sono due colori. Quando c'è scritto We are still here, è scritto di un colore diverso da Cerca il fiore. Non so se può essere un indizio sus. Ci sono un sacco di misteri, appunto. Questa, l'importanza di Poppy per quanto riguarda il creatore, quindi quello, se veramente quella persona che si vede lì è Ludwig, per lui Poppy ha un'importanza storica, perché di fatto è questa bambola speciale, no? Ci sono un sacco di misteri, ragazzi. Lo so, voi direte, vabbè, ma hai giocato a me nel primo capitolo. Hai ragione. Allora, voglio cercare di vedere più dettagli possibile. Allora, ok, ormai il codice lo sappiamo. Solo staff. Poppy vuole giocare. Playtime co. Ma qui sono dei divani. Qui c'è un giocattolo morto. Vabbè. Ok. Tra l'altro le braccia di Huggy, guardate come arrivano fino qua. Cioè, coprono tutta la stanza. Perché è come se abbracciasse la stanza. Assurda sta cosa. Allora, qui voglio un attimo andare a vedere. Tranquilli, ragazzi, che so dove sono le VHS. Voglio un attimo cercare di questo. È tutto a posto. Voglio vedere se mi sono perso dettagli. Ok, andiamo subito qua. Allora, lui mangia sano come Bron. Allora, lui mangia, si chiama Bron, questo dinosauro rosso. La mensa della Playtime Co raccomanda un apporto giornaliero di 4000 calorie. Va bene. Ecco, vedi, questo non l'avevo visto, ad esempio. Qui che c'erano? Agi Wagi? Questo sono vetrate rotte, vedi? Questo non l'avevo visto. Ok, questo è il trenino maledetto. Boogie Bot, ok, tutti i giocattoli. Questo è la scatola dei Candy Cat, che però non ci dice niente di nuovo. Immagino siano tutti i giocattoli. Qui sono tutti Agi Wagi vuoti. Qui c'è un robottino morto. Candy Cat, vedi, qui non ci sono Agi Wagi. Ok. Ok, qui c'è il trenino. Qui c'è un candy. Non ci sono altri dettagli qua. Ah, qui compravi i giocattoli, vedi? Ok. Era proprio il negozio di souvenir. Verde, rosa, giallo, rosso comunque. Andiamo molto più spediti, giustamente. Allora, voglio controllare una cosa. Ok, prendiamo subito la VHS. Non ho capito a tab per vedere gli oggetti se mi fa vedere da vicino la cassetta. Non lo so. Allora, risentiamo subito questa qui con i sottotitoli. Vediamo che succede. Hi, my name is Late Pierre. Esatto. I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Bank. Okay. If you're seeing this, then you're trespassing. Okay. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, okay, we also pride ourselves on our... Sono orgoglioso dei giocattoli della sicurezza. This facility is full of hidden motion triggers, okay, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects. È uno degli aspetti più mansueti, vabbè. So, niente spoiler, vabbè. It's not too late to turn around. Vai a capire se sta intendendo che sono giocattoli assassini. That you're certain whatever you're doing is worth it. Ok. Tra l'altro, piccolo dettaglio che c'ero arrivato dopo, ma giustamente un ragazzo me l'ha scritto. Questo tizio si chiama Late Pierre, dovrebbe essere quindi il guardiano. Infatti, incontreremo quel cartellone dove c'è quella specie di Agi Wagi rosa. E lì c'è scritto, tra le cose che non bisogna mai fare, spaventare Late Pierre. Non capivo che fosse il suo Late Pierre. Ecco, era lui, era il tizio della prima videocassetta. Quindi il guardiano, bisogna spaventare Late Pierre, questo tizio. Ok, va bene. Ok, ragazzi, benvenuti. Ok, io direi di andare subito al trenino. Dato non ho neanche messo il timer dell'episodio quanto durerà, quindi potete immaginare quanto durerà. Verde, rosa, giallo, rosso. Fantastico, mamma mia, che pro. Ok, allora qui non c'è nient'altro, questa è la sala di sicurezza. Ok, prendiamola. Training Grand Pack. Eccoci qua, mettiamola dentro e allora lui ci rifarà il tutorial per di come si usa il Grand Pack. Ecco. Vedi, te lo metti come uno zainetto e c'è le manine. E c'è le sparamanine. Vodka. Va bene. Grilletto per sparare. Tira di nuovo per ritrarre. Spara solo a piccoli oggetti.
o maniglie, ok. Questa cosa assurda che insomma fa ridere, che puoi staccare la testa, vabbè. Puoi fare il conduttivo, il filo conduttivo, devo usare per ricambiare, ok. Questa è quella Tesla. Grazie. Ora mi vedete tutto sicuro, poi vedete che nel capitolo 2 come torno terrorizzato come negli altri episodi. Mo sono tutto sciallo perché so che Agiwagi fino al finale non c'è. Che poi è un peccato perché Agiwagi c'è solo nel finale e non ti insegue durante il gioco, no? Solo nella parte. Eccoci qua. Bene. Ora, andiamo subito avanti. Qui non abbiamo fatto tutto. Io mi devo ricordare dove sta la VHS che ci manca, però ancora fino adesso siamo tutto qua, abbiamo fatto tutto, abbiamo sentito l'Hit Pierre, il tutorial, possiamo andare avanti, ok? Andiamo. Voglio cercare di finirlo tutto oggi. Eccoci qua. In fondo ci mancano solo due VHS, eccolo qua. Welcome to... Oh, adesso qui c'è una cosa che mi incuriosisce abbastanza, cioè questa porta qui. Allora noi siamo venuti da qua. Allora qui c'è la caffetteria, che ci ha detto un bel caffè, me lo farei pure, però vabbè. Qui, ecco, questo io non capisco. Questa porta io non ci posso tornare, perché quando prendo la manina rossa io non, mi si blocca il passaggio, io non posso tornare qui. Quindi l'unica idea che mi è venuta in mente, e non so se ci ho indovinato, è che magari questa è la porta del capitolo 2. Cioè, per andare nel capitolo 2 devi tornare qui e attivarla con le due mani, perché altrimenti non capisco se questo è un segreto o no. Non lo so, ditemelo se mi sto perdendo qualcosa. Ma per il resto, niente. Per il resto, qui abbiamo teatro, innovation, testing, che mi fa abbastanza paura. E qui c'è power, ok. E qui c'è Agiwagi. Ora, ah, qui, vedi, qui ci sono, vedi? Questi ci sono. Ok. Vedi, qui... Voglio vedere se c'è uno... Eccolo qua. Qui ci sono. The toy that hugs you back, vedi? Tanto i dettagli sono incredibili. Qui ci sono degli Agiwagi, vedi? Tra l'altro mi immagino che bel regalo di Natale deve essere. E qui c'è questo Agiwagi, che questo infame c'ha la chiave. Cioè lui dove la... chissà dove nasconde la chiave. Lui ci darà la chiave, questo maledetto, e poi lui ci inseguirà. Quindi lui in realtà è vivo, palesemente, qua. Sta facendo finta. Qui c'è un pulsante. Come puoi cliccare? Vabbè. Qua ci sono. Avete visto? Ok. Ok, leggiamo di nuovo questo. Agiwagi 1984. La Playtime Co. ha progettato centinaia di giocatori diversi, ma nessuno ha legato con più persone di Agiwagi. Mi chiedo perché. Il nostro fondatore Elliot Ludwig, che continua a dire è quello d'inizio dell'inizio della videocassetta iniziale del gioco, voleva creare un giocattolo che potesse abbracciarli per sempre. Vabbè. Come sempre, il processo in quattro fasi della Playtime Co. per creare i giocattoli più... Ah, ma qui manca un pezzo allora, scusami. Tra l'altro il processo in quattro fasi per creare i pupazzi va bene, sus questa cosa. Qui c'è questo pulsante. Ma forse con la manina rossa si attiva. Che cavolo? È passato un aereo. Ma vabbè. Vabbè, qui non finisce. Poi con un po' di spago e polistirolo, io mi chiedo come, però va bene. Il nostro adorabile amico Blu Agi ha preso vita. Agiwagi è diventato il giocattolo più popolare, più venduto della Playtime Co. finora. Vabbè. E qui ci sono Agiwagi, va bene. Ora attiveremo questa cosa qui. Misteriosa comunque, adesso noi attiveremo questa cosa, ci sarà un cortocircuito e Agi ci darà la chiave. Ecco fatto, power. Voglio vedere se ci dà la chiave. Come ce la dà? Scusa? Che fai, il timido? Se ti vedo non mi dai la chiave? Ma scusami! Se lo vedo non mi tira su, mi devo girare? Carina questa. Se lo guardi fisso non ti dà la chiave. Appena ti giri ti dà la chiave. Fatto per farti terrorizzare, ovviamente. Ah, chi? Ah, che timidone Birman. Comunque è una chiave, lo so, non erano due. Io pensavo solo due. Maledetto Agiwagi. Salutiamolo perché tra un po' l'ultima volta che ci sorriderà così. Perché poi la prossima volta che lo incontreremo ci vorrà divorare. E non sappiamo il motivo. Forse perché siamo invasori. Siamo invasori in questo luogo. Non vuole che scopriamo i segreti, eh? E noi li scopriremo.
solo staff di nuovo. Allora, ora devo stare attento. Ok, ancora lì. Ok, no, scusate, il clacson fuori dalla porta del mio ufficio. Mi sono cagato sotto. Comunque, allora, eccoci. Ora dobbiamo fare il collegamento di Tesla. Di queste due Tesla che io l'altra volta non vedevo, ci ho messo 40 minuti. Scusami. Ma Demo, quante cose stiamo scoprendo? Scusami. Cioè, mi ha chiuso dentro. Io non l'ho chiusa la porta, eh. Mi ha chiuso dentro quell'infame. È proprio un infame Kiwaki. Comunque, dicevo, l'altra volta questa qui non la vedevo perché era buio. Ora invece ci metteremo un attimo. E qui c'è quella cosa che dicevo di Lit Pierre. Vedi, questa è la Kiwaki femmina. Va bene, ci può stare. Allora, devi essere gentile con gli altri, arrivare in orario, non nasconderti dietro le porte per spaventare Lit Pierre, che è il guardiano. Io questa cosa non l'avevo capita l'altra volta. Non devi rimanere oltre le 8, fare uso improprio dell'orario di lavoro, manomettere i macchinari, entrare nell'ala, innovazione senza autorizzazione. Mi chiedo chissà il motivo. Poi, qui ci sono, c'è l'altra Tesla che dobbiamo collegare. Io li chiamo Tesla perché, insomma, sembrano dei piccoli Tesla. Ok, qui c'è sangue, un altro di questi ammazzi, i buchi botta vanno forte, comunque tutti distrutti. Qui, a intuito, c'erano le manine, ho rotto. Bene. Presa d'energia. Colleghiamo le Tesla. Guarda come sono, come sto andando veloce. Però questa cosa non succederà più. Andiamo subito qua. Pa, 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 pa. Colleghiamo questa. Boom. Tornata l'energia. Qua c'era... Scusa. Vabbè, si è illuminato a caso. Ok. Ok, adesso il nostro amico Aghi se n'è andato. Troppo forte questa cosa, comunque, dell'Aghi Waghi femmina mi fa troppo ridere. E adesso questa si riaprirà. E Aghi Waghi non c'è più. Ed io qui sinceramente pensavo che facesse un jumpscare veramente assurdo. E poi mi chiedo, ma com'è passato? Cioè, dov'è passato questa creatura? Cioè, dove può essere passata per arrivare lì? Si è arrampicata da qualche parte? Perché lui adesso ci aspetta dall'altra parte di questa porta e ci metterà una super creepy con la manina. Vedi, lui è lì. Eccolo, lo vedi la manina? La vedi? Per un attimo pensavo gli potessi dare il 5. Vedi che quell'infame. Troppo forte. Comunque, Candy Cat, questo è un altro giocattolo. Gnam, mangia. No, non ne voglio mangiare, toccherà Make a Friend, va bene. Qui c'è un braccino, ok. Stanza 05. 8 ore di... Ah, questa è un'altra porta chiusa. Ok. Ora, voglio controllare un attimo, perché ho le screen sul telefono. Ah, ok, è nello scaffale in mezzo per prendere la manina rossa. E invece quella rosa... è nella parte dove c'è l'altro enigma che ci ho messo mezz'ora. Perfetto. Ok, va bene. E poi l'ultima è quella dopo aver affrontato Aghi Waghi. Ok, andiamo. Ah, bel tentativo. Lo so che c'è stava. Beh, corriamo nel dubbio. Ok. Che bambino, dove è scappato quell'infame? Vabbè. Allora, che poi magari adesso con luminosità massima la vedo subito dove sta la VHS, anche senza saperlo. Da qui ci sono pezzi. Ok, non è qui. Allora, dovrebbe essere... questo è dove dobbiamo metterla. Ah, dovrebbe essere... Questa è la batteria. Ricorda di fare delle pause. Anche qua non sono ammesse pause superiori a 10 minuti. Qui. Dovrebbe essere qui. Qui me la sono proprio persa io, perché questi li ho trovati subito. Ora, qui la dobbiamo trovare, eh. Allora. Dove sei, maledetta? Quando apriamo la porta. Piccolo shortcut. Chiudi la porta. Ecco, chiudiamo la porta. Allora. Dove... Eccola! Eccola, lo vedi? Security camera Rich. Eccola qua, trovata, perfetto. Ora andiamo subito a sentire. Prima prendiamo l'ultima batteria. Tanto le batterie sono colorate, non avevo manco visto che erano colorate. Andiamo subito a sentire la videocassetta. Subito, 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 sono curiosissimo. Maneggia con cura, va bene. Eccoci qua. Che poi qui c'è una porta, pure questa non si può aprire.
Ok, magari si apre se sentiamo la videocassetta. Eccoci qua. Oh, sono curioso, vai! Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? Ok. No. Apri un tizio, quindi ricchi apri. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Okay. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. L'orfanotrofio, ok. Nice program and all, on brand. Just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Sono due dipendenti che lavoravano probabilmente in mezzo ai pacchi, che si lamentavano del fatto che ci sono tante scatole. Effettivamente sì, è tutto distrutto, è sporco, è pieno di scatole, e hanno recitato il fattore orfani. Noi dove avevamo letto? Mi pare c'era un cartello che diceva degli orfani? Non me lo so sognato. Mi pare che c'era. Ho questo flash, questa cosa degli orfani però l'ho già sentita. Sicuramente questi orfani non facevano una bella fine qua dentro, secondo me finivano in pasta a Kiwagi. Però sì, questa cosa degli orfani deve essere importante. Posso risentirla? No, ok, vabbè. Comunque, abbiamo capito. Prendiamo la manina rossa e andiamo all'ultima cassetta. Tra l'altro quello era il simbolo di questo qui, di quella manina lì, quindi. Tutto perfetto. L'ultima è nella stanza dopo, e sono curioso di quella assoluto. La cassetta più intrigante è proprio l'ultima, quando citava quella specie di mano che si chiamava Prototype, tipo. Ok, guardate che figa sta cosa, ti mette pure la luce. Ok. Vedi, adesso noi abbiamo due manine. Vedi, adesso c'è quella porta che si apre con due manine, ma io non ci posso tornare in quella porta lì. Vi posso provare a fare un esperimento. Ma non credo di poterci tornare, perché è chiusa. È chiusa, vedi? Io non posso tornare lì. Quindi quella porta deve essere per forza del capitolo 2. Quindi tirata giù la tarocinesca, niente. Tranquilla, ce la facciamo, probabilmente vi ha... No, vabbè, non penso di avervi tagliato in realtà niente di che. Perché in realtà siamo riusciti a fare tutto. Ok, non credo ci siano altri segreti, ovviamente. Se mi sto perdendo scritte, ditemelo, però... Sto cercando di leggere tutte le cose, ci sono proprio scritte piccole, tipo questa, un disegnino di Poppy. Ok, andiamo. Secondo me lui ci guarda, lo sai. Ok, andiamo. Questo sembra la versione piccola di dove scapperemo, quando scapperemo da lui. Ok, qui dobbiamo collegare il circuito. Infernale, come l'avevo chiamato io, dove mi ero spaventato a morte. Ok, chissà se in futuro potremmo usarle come armi queste cose. Okay. Mo che lo so, cioè paura. Che poi adesso sto facendo il gradasso, ma poi nel capitolo 2 tornerò a terrorizzarmi per qualsiasi cosa. Ora non manca molto, abbiamo quasi finito. Allora, qui ci dovrebbe... Eccola, eccola la cosa degli orfani. Lo vedi? Questi orfani non facevano una bella fine qui dentro. Probabilmente questi orfani finivano in paste mostri. L'iniziativa dovrebbe ancora si sforza di creare una permanenza nella vita dei bambini orfani, reclutando genitori adottivi e affidatari all'interno della nostra organizzazione. Incoraggiamo tutti i dipendenti della Playtime Co. a prendere parte della nostra missione dando in affidamento o adottando un bambino orfano. I dipendenti che partecipano possono avere diritto a ulteriori benefici. Questa iniziativa aiuta i bambini non solo nella regione del Midwest, ma anche gli orfani in tutto il mondo. Ogni bambino perde una nuova vita. E però quei due tizi che prima parlavano di questa cosa non mi sembravano tanto contenti, come se sapessero cose. Va bene, allora lì c'è Aghi che ci aspetta. Allora, voglio un attimo leggere qui. Attenzione a non entrare, qui inizia la fase finale del gioco. Make a friend, ecco. Serve energia, vedi? Ok. Queste sembrano uscite dai Teletubbies comunque. Perché ci sono delle macchine con gli occhi? Vabbè. Fatti un amico 1960. Quindi questa è stata fatta dopo Aghi Waghi. 1984 era Aghi Waghi.
Il nostro fondatore, Elliot Ludwig, era un visionario, ha gettato le basi per le più grandi imprese Apple & Co. Di tutte le cose straordinarie che ha creato una macchina, fatti un amico, un appco, vabbè, un amico, è una delle più creative, impressionanti e avanzate. È l'unica responsabile di quasi tutti i giocattoli di Apple & Co. venduti sul mercato fino ad oggi, ok, quindi li creano qui. Tutto ciò di cui ha bisogno di essere alimentato con pezzi appropriati, e infatti noi abbiamo i pezzi delle creature, ok. Ora, dobbiamo trovare l'ultima VHS. Mi piace essere così spedito, che dovrebbe essere qui. Ti prego, fai che non me la sono persa, è finita. Dovrebbe essere in questa stanza, però non so dove. Qui c'è Magia Cassette Rosa. Dov'è però la videocassetta rosa? Ai 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 ai, non la vedo. Eccola! Beh, mazza, questa è proprio nascosta, eh. Non ho letto il titolo, però vabbè. Vai, sono curioso. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Stella, ok. Playing with toys when I was young was so magical. Ok. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. Okay. Such a great feeling. Okay. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience. Okay, felice di creare giocattoli. It's a pretty great feeling too. Okay. Sometimes though, I really, really wish I could go back. Okay. To being a kid, I mean. Ah, okay, perfetto. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. Okay. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older. Okay. Older. Mi manca essere bambina per giocare con giocattoli, ovviamente. E poi si muore. Poof. Human bodies just can't stay young forever. Okay. There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. Okay. The oldest people to ever live are still younger than those. Okay. So I guess everyone is always young relative to something. Okay. Right? All right. I think we're getting a little off track. Va bene, ok, è una ragazza che si chiama Stella, quindi che lavora qui dentro, giustamente adora i giocattoli, va bene, e gli manca essere una bambina per continuare a giocare ai giocattoli, giustamente. E poi ha fatto il paragone con le piante, perché ci sono le piante che hanno un sacco di anni rispetto a noi, ok, va bene, interessante, ok. Ripeto, forse l'unica cassetta interessante è quella sul finale, perché quella all'entrata ti spiega il sistema di sicurezza. Poi c'è il tutorial del Grab Pack, i due tizi che parlano, che sono un sacco di scatole e citano gli orfani, questa ragazza qui che si chiama Stella, che gli manca essere una bambina per poter giocare con i giocattoli, e infine abbiamo quell'ultima cassetta dove c'è quella roba del prototype che devo risentire bene, quella mi sa che è veramente importante, va bene. Cioè non era difficile fare questa cosa. Non era affatto difficile, però giustamente la prima volta che lo fai, insomma, ci sta che ti blocchi. Ecco fatto. Fatto in un minuto. E adesso si attiverà tutto quanto. Ecco, una cosa che non ho provato è se si può morire per caduta. Cioè, posso morire per caduta? Mi sono spaccato tipo le gambe, però sono ancora vivo. Ok, no, non si può morire per caduta. Solo con Huggy Wuggy. Ok, questo è una della corrente, accendiamo. Ah, interagisci. No! Allora ho perso un dialogo. No! Allora ho perso un dialogo. I pulsanti li premi con E, come se mettessi una cassetta. Quindi quando inizio il gioco tu vai da Huggy Wuggy, quando è ancora lì. Vi ricordate che c'era un pulsante rosso? Io lo continuavo a premere, invece dovevo premere E. Mannaggia, ci abbiamo perso il dialogo. Vabbè, giuro, lo recuperiamo. Quello sarà il finale, vicino a Huggy Wuggy. Ok, sarà il finale dell'episodio quello. Ok, ora, poi cerchiamo di fare le cose fatte bene, allora. Com'era destra? Forse abbiamo sbagliato. Forse no. Comunque sono veramente inquietanti queste macchine con gli occhi. Però ripeto, come ho detto nell'altro episodio, sarebbe figo avercela solo per creare giocattoli Godovers.
immaginate quante creature strane potrei creare? Che cos'è? Un gatto, tigre, ape? Cioè, è l'evoluzione delle Meal Pops? Ve le ricordate le apette Meal Pops? Meal Pops? Forse non ve lo ricordate, io me lo ricordo. Quindi posso andare, posso fare cose? No, non posso fare niente, vabbè. Ok. Ok, prendiamo la nostra apetta. Il nostro Meal Pops. E adesso... Madonna, ma quanto mi rode! Che quindi i pulsanti si premono con E! Non con questa! Io sono sicuro ci siamo persi un dialogo sulla descrizione di Huggy Wuggy. Per quello che mancava la scritta. Mannaggia. E adesso? Nessuno se ne va senza un giocattolo. Allora, io avrei solo una domanda. A parte che qui ci sono due porte che non credo... Possiamo aprire? Non credo. Io avrei solo una curiosità di vedere se lì dietro c'è qualcosa, però sinceramente non lo vorrei fare. Allora, affrontiamo Huggy, presentiamo l'ultima cassetta, vediamo Poppy cosa ci dice e poi dovrò riniziare il gioco una terza volta solo per quella frase che probabilmente ci siamo persi all'inizio, quindi... It's Huggy time. Allora, sono felice perché questa cosa non la sapevo. Non la sapevo. E voi direte, è palese che se stai fermo lì con uno stoccafisso, Huggy ti mangia. È vero, è vero. Io pensavo fosse proprio scriptato, che tu stavi tranquillo, save point, e fai cascare la scatola. Invece no, sono contento che abbiamo scoperto questa cosa, sono contento. Ora, secondo tre che facciamo finta che è il primo, perché ora lo sterminiamo. Huggy. Però è figo, io non lo sapevo quindi. Non so quanti sanno questa cosa, lo sai? Non credo che in tanti sappiano di questa cosa. Quella che puoi morire malissimo. Secondo me non lo sa nessuno. Perché normalmente tutti tirano subito la scatola. Direi che Huggy Wuggy ci saluta. Vedi? Tra l'altro, quando sbatte perde sangue. Quello è sangue.
Non è. Io all'inizio pensavo, sai, no, il Boogie Bot a pezzi potrebbe essere un robot, quindi è olio. Di un olio, ma questo è, sembra proprio sangue. Mi sono giocattoli in carne e ossa. Ok, questa cosa non ci avevo fatto caso effettivamente, ma ha mangiato tanta carne umana e quindi nel suo corpo c'è sangue umano. Oppure mi sta venendo in mente una brutta cosa, cioè che forse gli orfani non venivano mangiati, sì, però diventavano giocattoli. Come però? Forse è un'idea assurda, probabilmente. Però o venivano mangiati gli orfani, oppure venivano forse prosciugati dal sangue, il sangue gli veniva dai giocattoli. Non lo so, ragazzi. Direttamente facevano prima a trasformare i bambini in giocattoli, forse. Altro che Toy Story. Ok, noi dobbiamo arrivare laggiù. No, che sto dicendo? Noi dobbiamo andare laggiù. Che sto dicendo? No, sto impazzendo. Ok, io direi di sentire l'ultima cassetta. Qui non si può andare da nessuna parte, vedi? Ah, eccola! Non c'è scritto niente. Ok. La stavo perdendo malissimo. Ok, questa è la più intrigante di tutte, perché qui ci nomina questa cosa che si chiama prototype. Che il prototipo di giocattoli, forse. 1006, il prototipo. Sai che inquietante. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. Okay. As well as the skill set of all other experiments of his type. Del suo tipo. Though still missing, today's events are no doubt a connection to him. His absence was a flaw in the scientific process. Under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this lock. Future experiments will need to be contained and disposed of. Okay, quindi hanno dato troppo potere a questa creatura. I'm not worried about myself. I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of. Ai ai ai. Questo mi sa che è tipo un dipendente che però stava nella parte di creazione dei giocattoli, mi sa. E mi sa che il prototype se l'è mangiato, o l'ha, insomma, l'ha fatta a pezzi. Quindi hanno creato il the prototype, quindi a quanto pare è il. Una creatura terrificante. Gli hanno dato troppo potere e quindi lui si è giustamente ha usato tutto quello che gli è stato dato per diventare fortissimo. Boss finale praticamente, quello. Allora qui sono questi giocattoli appesi che insomma non quindi che sembra sangue. Guarda che faccia triste, cioè, ok, non entrare, ovviamente entriamo. Ok, e qui c'è Poppy. Comunque la cosa di prototype, allora secondo me le cose più importanti di lore sono quella cosa di prototype e assolutamente la cosa degli orfani. Poi c'è il fattore sangue. Qui c'è il carione. Poi non capisco perché Poppy è tenuta qui, in questo posto che sembra proprio la casa di una bambina. Linda. Brigante. E qui c'è Poppy. Noi adesso libereremo Poppy e lei sembra quasi che ci aggredisce. Che poi scusa, c'è una Poppy sola. O forse lei è l'ultima delle Poppy Playtime. Non lo sappiamo. Comunque di fatto adesso noi la libereremo e lei dice qualcosa di veramente strano. Vai. Ok. Che dice? Hai aperto la mia gabbia. E basta. Ah ok, non mi ricordavo dicesse qualche altra cosa. Ok. Allora, ora velocissimamente riniziamo un'altra volta il gioco. E... lo so ragazzi, è la terza volta che inizio sto gioco. Nuova partita, perché voglio vedere se mi sono perso un dialogo sulla descrizione di Huggy Wuggy. E poi basta, giuro, chiudiamo il video perché sono qua più di 40 minuti. Saltiamo questo perché ormai lo sappiamo a memoria. Andiamo subito a fare questa cosa. Oh, era... ormai questo... cioè ormai questo proprio... scusate... ah no, devo proprio fare... Su, dai, veloce. Che poi, ecco, intanto che... ah, ma posso saltarlo? Ah, fantastico, vabbè, giustamente. Una cosa che mi è venuta... ma noi chi... cioè, noi siamo un ex dipendente, ma perché non c'è uno specchio? Non ci possiamo vedere come siamo fatti noi, siamo... boh, vabbè. Magari c'è qualche colpo di scena? In realtà noi siamo qualcuno? Non lo so, chiedo. Ok, allora, velocissimamente, forza, forza, velocissimo. Questa è... fast run. Allora, voglio fare questa cosa subito, velocissimamente. Allora.
questo è un pulsante, vedi? Questo è un pulsante, quindi devo interagire. Ah, ok, è tutto qui. Questa musica, risentiamola. Era 1984, vedi, quello era 1960, quindi Aghi è venuto dopo. Ragazzi, io con questa immagine di Aghi Waghi sorridente e inquietante allo stesso tempo, e il mio regalo di Natale che mi porto a casa adesso, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo episodio extra incredibile di Poppy Playtime. Ditemi se mi sono perso altre cose, ma insomma le VHS le abbiamo recuperate, abbiamo fatto un po' di lore incredibile. Ci vediamo la prossima volta nell'inizio di Poppy Playtime capitolo 2, di cui, ripeto, so solo, come sapevo del primo di Aghi Waghi, del capitolo 2 so solo di quella tipo a rosa, per colpa di Twitter, che dovete fare. E sicuramente dopo il capitolo 2, vabbè, recupereremo se ci sono altre VHS anche lì, non lo so, farò un video extra su Poppy Playtime dove ci vedremo i trailer del capitolo 3 di Poppy Playtime. Finalmente me lo potrò vedere, ma non lo so, devo vedere, forse sarà il primo episodio delle Revion rinnovato, vedremo. Che cosa sia con voi, ci vediamo prossimamente col capitolo 2 di Poppy Playtime. Un saluto e alla prossima.